Buonasera, ringraziamo entrambi i presenti, che immagino siano molto curiosi di poter parlare con Giuseppe Battistone anche dello spettacolo che è attualmente possibile vedere al Teatro Elfu Puccini, che è uno spettacolo di grande interesse sia per coloro che si occupano di teatro sia per coloro che si occupano di cinema, essendo il protagonista ideale Orson Welles, ovvero un grandissimo attore di teatro e di cinema, un grandissimo regista di teatro e di cinema, un personaggio grande, importante, tanto quanto il suo fisico, il suo portamento lasciano presagire, e che quindi Giuseppe Battistone è in grado di interpretare al meglio in tutte le sue dimensioni. Beh, sì. Anche se Dare io la distanza. mi vorrei, se posso, divertire facendo una piccola premessa, che spero non ti stupisca a questo punto, perché io posso confermare che entrambi, Giuseppe Battistone e Orson Welles, sono stati magri. Ah, beh, sì. Sì. In un momento Quello della sì. loro vita. Beh, E io ho preso il quindi personaggio di Wells in un momento particolare, diciamo, della sua evoluzione fisica, ecco. Quindi mi sono avvicinato al Wells della tarda età, diciamo, insomma, della maturità. Vi chiedo, quanti hanno visto, qualcuno ha già visto lo spettacolo? Non l'avete visto? Non ancora, come un siamo? paio di mani Un alzate in paio l'hanno fondo. visto, ok. Quindi eviterò di raccontarvi lo spettacolo nello specifico, per cui non vorrei guastarvi la visione, casomai voleste venire a vederlo, ovviamente. Dunque, l'idea dello spettacolo è nata proprio da un atto d'amore. Nel senso che ho sempre amato moltissimo la figura di Wells, ho amato moltissimo i suoi film e poi appunto iniziando a studiarne un po' la vita più nello specifico, ho scoperto tanti aspetti meravigliosi della sua personalità e ho scoperto qual era forse la peculiarità più grande di Wells, cioè il fatto che era un grandissimo comunicatore, era un grande esperto di comunicazione. Di conseguenza sono andato a ricercare tutte le cose nella sua biografia e nel vasto mare delle interviste rilasciate da Wells, tutte le cose che potevo trovare ovviamente personalmente condivisibili e attuali. E quindi quello che ne è scaturito da tutto questo è uno spettacolo che parla di Wells e addirittura fa parlare Wells di se stesso. Mi piace pensare che sia uno spettacolo che ha come tema centrale la comunicazione, cioè il rapporto che una persona che lavora nel mondo dello spettacolo o della comunicazione ha con il proprio mestiere e con il pubblico a cui rivolge il proprio mestiere. Quindi questa è, diciamo, per me l'obiettivo dello spettacolo. Dopodiché ovviamente si parla tanto di Wells, si parla tanto della sua vita, delle sue opere, del rapporto con i produttori, del rapporto con il teatro. E lo faccio scegliendo la forma del roast, che è appunto una sorta di celebrazione, di elogio al contrario, che viene fatta ad un personaggio famoso da personaggi altrettanto famosi. E nel caso di Wells, ho pensato che, essendo stato una figura estremamente geniale, lui potesse essere al contempo vittima e carnefice di questa celebrazione, di questa autocelebrazione che fa di sé. Ma
della comunicazione in Wells fa parte un elemento che emerge moltissimo nello spettacolo, e posso dirlo senza svelare nulla, ed è la seduzione. Sì, sì, è la seduzione. Wells è un comunicatore che è tanto più efficace quanto più riesce a sedurre, e quanto più è consapevole di riuscire a sedurre il suo interlocutore, colui a cui si rivolge. Questo sì, questo è un aspetto. E questo emerge chiaramente. Sì, utilizzando il sigaro anche. Anche utilizzando. E utilizzando una comicità che non è, insomma, indiretta, utilizzando... Sì, è uno spettacolo che non è comico, ma è sufficientemente ironico per essere divertente. Per essere divertente. È un'ironia graffiante, quella di Wells. Il testo è costituito, ecco una cosa che non vi ho detto, il testo è costituito da brani di interviste rilasciate da Wells e da alcune affettuose invenzioni che io e Michele Conti, che ha curato la regia, abbiamo scritto su episodi comunque realmente accaduti nella vita di Wells, quindi se non veri, quantomeno verosimili, diciamo. Ecco. In questo senso penso soprattutto al finale, che non mi svelerò ovviamente, perché se no mi tirate... Le cose, anzi, mi taglio le gambe da solo. Ma io ho trovato molto divertente il fatto, la battuta che Wells dice sui suoi film, che tutti citano, ma forse nessuno ha visto, no? Effettivamente, cioè... è un autore che tutti di cui tutti conoscono il nome, ma non molti, secondo me, hanno visto le opere. Ecco, questo è vero. Però è sicuramente vero un aspetto, mi collego a questa domanda per elogiare un'affermazione che viene fatta nello spettacolo, sempre senza entrare eccessivamente nei dettagli, e cioè è sicuramente vero che Wells ha rivendicato il diritto di non aver voluto finire i film che sono rimasti incompiuti. La filmografia di Orson Welles è una filmografia molto complessa e direi anche complicata, nel senso che è composta di titoli che in alcuni casi si possono descrivere e possono avere, come dire, un cast and credits relativamente definito e certo, molti altri invece no. Ma sicuramente tutti quanti si prestano a essere collocati in due categorie distinte, quelli che ha fatto più o meno su commissione, comunque, così come molte interpretazioni, sì, sì, sì. E gli altri che ha voluto fare producendoli da sé o provando a produrli da sé. E questi sono i film che riteneva assolutamente proprietà privata, li riteneva qualche cosa di suo e rivendicava il diritto di non averli terminati perché aveva deciso di non farlo, perché non aveva trovato il denaro per terminarli come avrebbe voluto, perché gli piaceva portarseli dietro, perché gli piaceva lavorarci fino alla fine. Il caso più clamoroso è il Don Chisciotte, in questo senso. C'erano un paio di bauli che viaggiavano sempre con Wells, che contenevano le pellicole, il girato del Don Chisciotte, che lui presentava in italiano, perché come potete sentire se andate a vedere lo spettacolo, Wells parlava l'italiano non così corretto come giustamente però viene fatto nello spettacolo, per un omaggio alla nostra lingua che è bellissima ed era giusto trattare bene, però parlava l'italiano, io, guarda, e la pronuncia è impeccabile. Ti ringrazio, ma mi hanno mandato un documentario sugli anni di Wells in Italia, realizzato adesso non mi ricordo da chi, ma non Gianni, no? Me l'hanno dato a Palombara Sabina e non mi ricordo chi. Ciro Giorgini, insomma, un po' quel gruppo di Rai 3. Dove c'è una piccolissima intervista rilasciata da Wells in italiano, dove peraltro Wells dava prova di una straordinaria padronanza della lingua italiana. Cioè la conosceva come vocabolario, bene. Sì. La sua partecipazione nella ricotta è in italiano, è doppiato, ma il labiale suo è italiano puro. Sì, 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 sì. Quindi, poi Wells ha vissuto, me lo confermerai forse, spero, 20 anni più o meno in Italia, non continuativamente, però c'è stato, adesso il calcolo esatto francamente quasi dovrei farlo, però è venuto nel 48. Sì,
è arrivato al 48 per presentare a Venezia il Macbeth. Aveva una casa a Santa Marinella, vicino a Roma, 50 km da Roma, e in questa casa aveva fatto allestire un laboratorio di montaggio e lì montava. Beh, ha avuto una moglie italiana, Ha avuto Paola una moglie Mori, italiana. e ha avuto un figlio italiano, nel senso che, non è vero, ma tornando al discorso di prima, il Don Chisciotte che si portava in giro in valigia lo presentava come il suo bambino, usando la parola, l'espressione italiana, questo è il mio bambino. Sì. E è curioso perché l'attaccamento al Don Chisciotte è probabilmente uno dei più commoventi, insomma, e è in assoluto un attaccamento che ci spiega fino a che punto considerasse i film autoprodotti roba sua, su cui nessuno aveva diritto di chiedergli ma quando lo finisce? Sono fatti miei. Questa era la risposta ideale ed No, ma questo è è una quello cosa che, che questa è una cosa nello che si, spettacolo emerge molto bene. ma perché è una cosa che si sente molto leggendo queste interviste. Si sente molto il senso di paternità e di possesso di West, parte, cioè di West rispetto ai propri film, e anche si sente, a mio avviso, molto forte il senso di frustrazione per non aver magari, non essere riuscito magari a fare tutte le cose che si proponeva di fare. Effettivamente è interessante la figura di Wells perché dà la possibilità di parlare o comunque di accennare al rapporto non sempre idilliaco, anzi irto di difficoltà e di compromessi che ci può essere tra un autore, tra un regista, tra un artista e un produttore. Wells patì moltissimo i conflitti con molti produttori. Io penso che principalmente a causa del suo carattere e della sua, perché anteponeva comunque sempre la propria genialità rapportandosi a qualcun altro. Credo che questa sua spigolosità, questo suo modo molto ostico di porsi verso i produttori, verso gli altri, gli abbia alienato diverse simpatie e gli abbia creato moltissime difficoltà. Non a caso, appunto, il suo. Il pensiero che ha nei confronti di Hitchcock, è piuttosto tagliente perché Hitchcock invece era molto bravo con i E poi produttori. c'era un altro aspetto a proposito della sua conflittualità con Hitchcock, la sua, il suo fastidio verso l'atteggiamento esibito, forse più che reale, di Hitchcock nei confronti degli attori. Wells era comunque, soprattutto e prima di tutto, un attore e amava gli attori. Infatti è un attore che ha È pensato, vero, è vero, è no, vero, è di vero, sì. creare insieme ovviamente con un regista e con uno scrittore, ma insomma. E Hitchcock, come forse sapete, invece ha sempre esibito un disprezzo molto così, anche superficiale e provocatorio ovviamente, nei confronti della figura dell'attore e del ruolo dell'attore. E questo Wells non lo poteva accettare, non riusciva veramente a digerirlo. Lui ha disprezzato e dichiarato di non amare molti altri grandi registi a cui è stato accostato, rispetto a cui può aver avuto un percorso parallelo, ma sicuramente l'ostilità verso Hitchcock era dettata anche dalla sua. Non sopportava Antonioni, non sopportava Rossellini, con mio grande dispiacere. Però in effetti credo che rispetto a Hitchcock ci fosse questo problema legato al disprezzo di disprezzo, ripeto, più esibito che reale, perché Hitchcock è un'altra figura di cui non ci si può occupare così in poche battute, però ovviamente qualcuno come Wells, che invece. Da attore poneva l'attore, la figura dell'attore al di sopra di ogni cosa, è chiaro che questo No, disprezzo giusto. non era accettabile. No, effettivamente no, il discorso che hai fatto è preciso per quanto riguarda. Personalmente come attore provo un grande fascino non solo per la figura di Wells, ma soprattutto per i personaggi che ha costruito, per i personaggi che ha creato. Questo
Questo è davvero, davvero straordinario. Poi Wells ci dà anche una lezione molto, molto, molto importante, che è quella dell'autosufficienza. Wells è uno che ha saputo fare delle grandi cose con, in una ristrettezza di mezzi che è molto simile a quella in cui operiamo in questi anni, credo, ecco. E che emerge, posso dirle una cosa, emerge molto bene, così vi faccio venire voglia di vedere lo spettacolo, emerge molto bene nell'uso che viene fatto di una melanzana. La signora che ha visto lo spettacolo l'ha pensato, vuol dire che è un pensiero pertinente. Cosa non si riesce a fare con quella melanzana? Esatto. Poi se la ritrova lì e... E fra l'altro, altra affermazione corretta che viene fatta nello spettacolo e che si può dire senza svelare niente, è un aspetto molto contraddittorio, perché poi Wells, come tutti i grandi personaggi, è pieno di contraddizioni, giusto? E quello in fondo di essere stato qualcuno che dopo Quarto Potere non ha mai sforato un budget, non ha mai sforato un tempo di produzione, sì, e sì, però sì, si è portato dietro come una maledizione, dopo Quarto Potere, la fama di quello che rovinava i produttori, spendeva troppo, non stava nei tempi. Azzardavano addirittura che portasse Iella. Si è arrivati a fare sì, i peggiori, i più invidiosi, sì, ovviamente. Sì sì sì, 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 è vero, infatti è... E nel io credo che il suo periodo italiano abbia nel suo periodo italiano abbia conosciuto forse i momenti più, anche più tristi. Un'altra più... cosa molto importante, secondo me, da sottolineare, giustamente, che lui Quarto Potere l'ha girato a 25 anni. Questa è una cosa che io trovo personalmente straordinaria, nel senso proprio fuori dall'ordinario. In Italia, perché in Europa no, questo non lo posso dire, non lo so. In Italia credo che sia molto improbabile che un artista, che un autore possa esprimersi, possa fare un film a 25 anni. E questo, secondo me, ci priva della possibilità di avere delle opere magari imperfette, magari non stilisticamente precise, ma sicuramente più vitali. Ecco, io trovo che sia davvero un grosso problema che un artista debba aspettare tanti anni prima di fare un film, un autore. Ecco. Beh, insomma, oggi si devono aspettare tanti anni per fare un sacco di cose. Sì, però sai... però non è un buon motivo perché sia giusto così. Se sei costretto a conservare quelle energie, quella genialità che quell'età si porta dietro, sai... Ma infatti è una... Voi quanto tempo avete lavorato alla scrittura di questo testo? Dunque, la scrittura è durata qualche mese, nel senso che ci siamo dati degli appuntamenti di scrittura. Io intanto analizzavo queste interviste e traevo del materiale. E poi abbiamo assemblato il testo credo in un mese più o meno. Dopo la drammaturgia è stata fatta durante il lavoro, perché prima avevamo tutta una serie di blocchi, però bisognava costruire il percorso per poter raccontare queste cose. Quindi sono partito mi sono trovato davanti ad una scelta. Raccontiamo questo spettacolo oppure lo facciamo agire da Wells. Non amando moltissimo il teatro di narrazione, nel senso che non ho nulla contro, però non mi ritengo particolare, non credo di essere molto ferrato in questo, non essere molto capace. Ho preferito lavorare sulla figura di Wells, quindi appunto ho visto un po' di... Ho cercato un po' di immagini di repertorio, non ho guardato i film, ho cercato appunto momenti di intervista, delle foto, delle descrizioni. C'è una descrizione bellissima di André Bazin, di quando lo va a intervistare, parla di una voce di bronzo, di una figura enorme e splendida. Di se stesso Wells diceva che a causa della sua fisicità lui poteva fare solo personaggi immensi,
non cose bigger than life. Esatto. E quindi, insomma, tutte queste piccole informazioni mi sono servite per crearmi questo personaggio che poi propongo, che si esprime con un italiano dal marcato accento anglosassone, americano, e si muove grazie a un sigaro, mi viene da dire, credo, come se seguisse il fumo, ecco. Che è una parte molto importante di questo personaggio. Io volevo sapere cosa c'è di Orson Welles in Giuseppe Battistone. Allora, premettendo che mi ritengo indegno di qualsiasi paragone con Welles, ma in assoluto diritto di farne un affettuoso omaggio, quello sì. No, se, una cosa che, a cui effettivamente posso dire con serenità di sentire di assomigliare, lo posso dire con serenità perché non è un dato professionale, ma è un dato del carattere, un dato umano, che è la considerazione che Welles fa all'interno dello spettacolo del senso del proprio lavoro, cioè il rapporto che dichiara con il proprio lavoro, con il fatto di essere un uomo di spettacolo. Ecco, in quel senso, non so se hai visto lo spettacolo, ecco, quella è una cosa in cui sento di assomigliare moltissimo. Beh, non è... Compreso il divertimento? Sì, compreso il divertimento, ma è una cosa di carattere che non professionale, quindi tranquillamente. Buonasera, volevo un suo commento alla ricotta, secondo me è un punto focale di incontro tra due grandissimi intellettuali, Pasolini e Orson Welles. Il mio commento? Sì. Ospita, mi cogli assolutamente impreparato, io la ricotta l'ho vista ma diversi anni fa e comunque c'è un'analisi che Welles, che Pasolini fa per bocca di Welles, degli italiani che è spietata quanto attuale, potremmo vederla ancora oggi, anzi era premonitrice. Non so davvero cosa dirti, forse non è neanche importante un mio parere, ma è la considerazione sugli italiani che è violentissima, ma azzeccata in ogni parola. Io non so se le persone che ci sono qui questa sera sono venute per Welles o per Giuseppe Battistone o per tutti e due insieme. Io volevo farti delle osservazioni mie con poi una richiesta. Giuseppe Battistone è un anno che sta girando l'Italia con questo spettacolo, mi dice la sua amica qui, hanno all'85esima replica in poco meno, credo, di 85 città. Quando hai cominciato questo lavoro, io come sempre ti ho detto, sei matto da manicomio, perché chi in Italia, a parte un numero, come vedo questa sera, di persone peraltro non più giovanissime, sa ancora chi è Welles. Voglio dire, i ragazzi, e per ragazzi intendo fino a non 18 ma 36, che sappiano chi è Welles è uno su 100. E meno ancora, no, che siano interessati a sapere chi è Welles è uno su 100, che abbiano visto qualche film. Come puoi pretendere di tirare gente a teatro a vedere una cosa su Welles? Dico, non siamo in Francia a Parigi dove se vai nei cinema del quartiere latino vedi le file ancora oggi per vedere un film di Welles. Se lo fanno all'Oberdan
ci sono i venti che ci danno sempre. Eppure sei riuscito a riempire i teatri, magari non gli stadi. Beh, quello lo ritengo improbabile. Ma insomma, sei riuscito a riempire i teatri. Dopo un anno che lavori, secondo te quanto è stato è merito di Battiston, che sta diventando perlomeno un attore conosciuto e può anche attirare gente, e quanto c'è stato di Wells? Quanta gente secondo te veniva per sentire Wells e non solo per vedere ormai Battiston, che si vede anche la televisione Battiston, per cui tira. Guarda, no, una risposta precisa non te la so dare, nel senso che dovrei capire quanto realmente il mio nome possa incidere se visto su un manifesto di uno spettacolo. Credo che comunque la forza di questo spettacolo sia quello che lascia nello spettatore e quello che lo spettatore comunica ad altri potenziali spettatori. Cioè, credo che sia più stato un fatto di passaparola, cioè di uno spettacolo che funziona perché piace al pubblico, perché poi viene anche presentato, sono state scritte delle cose molto, molto belle su questo spettacolo. Poi, questo non lo so se... Poi, ovviamente lo spettacolo lo faccio io e dall'inizio, da quando ho debuttato fino a oggi, ho cercato di farlo mio sempre di più, cioè quindi di precisarlo giorno dopo giorno. E quindi credo che risulti un po' curiosa questa, perché mi baso un pochino anche sui giudizi che sento, sulle cose che la gente mi dice, che è molto colpita da questa specie di immedesimazione. Mi era stato proposto di fare un video di questo spettacolo, di poi fare un DVD, ma sono assolutamente contrario a questa cosa, perché trovo che questo tipo di immedesimazione è possibile solo in teatro, solo grazie a quella distanza minima che c'è tra la platea e l'attore, che è quella che crea poi questa immedesimazione, questa somiglianza, perché io e Wells non ci somigliamo. Mi metto l'anima in pace, cioè, ma non è un fatto di... Non ho fatto questo spettacolo perché ho qualche chilo di troppo, ho fatto questo spettacolo perché mi piace Wells. In scena sì, però in scena vi somigliate. In scena questa cosa si crea, però se tu la riprendi in un video, questa somiglianza svanisce. E perché non riprenderlo durante uno spettacolo? Invece io penso che sarebbe una buona idea riprendere uno spettacolo. Ma perché non è importante? Che il teatro è brutto visto in TV. Come in TV? In casa, in un DVD? No, non sono d'accordo. No. O c'è un'idea dietro, sennò è proprio triste. Per me è triste vedermi uno spettacolo perché in DVD. Escludi a priori che ci possa essere un'idea dietro? Potrebbe esserci qualcuno a cui viene l'idea di... Sì, ma difatti non escludo nulla, però non, in questo momento la trovo sbagliata, perché proprio in virtù di questa... Cioè, se per me questa distanza crea questa somiglianza, è ovvio che può essere sostenuta soltanto in teatro, con lo spettacolo dal vivo, con lo spettatore lì, certo. e con l'ascolto. Che potrebbero far parte del video. Difficile. Perché? Per me è difficile. Perché il video non ha tante cose che il teatro invece ha. Ha tantissime cose in più il teatro. Io l'ho visto, ce l'ho un video di questo spettacolo, ho visto un promo che abbiamo fatto.
mi fa orrore, è terribile, però insomma. No, questo per dire comunque che la percezione che ho io dello spettacolo è questa, che è una cosa che si crea lì in quel momento con chi sceglie di aderire al gioco che propongo. Che ora fate, scusatemi? 7:20. 7:20, io andrei a lavorare. Grazie. No. Vi aspetto allora. Chi più chi meno. Va bene.